Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Buongiorno, buongiorno agli ospiti, buongiorno a chi ci sta seguendo, buongiorno a chi si sta vivendo questa vigilia. Una partita che è chiaramente un punto fondamentale della nostra stagione, per cui è necessario da parte nostra avere la massima presenza, la massima concentrazione, la massima disponibilità ad affrontare questo impegno, cercando di vivere l'impegno con grande determinazione, forza, coraggio e grande presenza e stabilità. Sono i tre punti che risiedono dentro il significato di Fortitudo: forza, coraggio e stabilità. E noi dobbiamo trasferire questo senso di Fortitudo, questo significato di Fortitudo dentro il campo. Dal punto di vista tecnico è evidente quanto Cantù abbia talento nel reparto esterni, mi riferisco soprattutto nella posizione delle guardie, dove Smith, Gaines e Johnson si possono alternare e per qualche minuto possono anche giocare insieme, ed è necessario da parte nostra avere un atteggiamento di grandissima aggressività nei loro confronti, riconoscere le due tipologie di ala piccola differenti tra Pecchia, che è un giocatore di grande anima difensiva, bravissimo nel gioco senza la palla, nel giocatore di uno contro uno. Procida è invece il suo alter ego ed è uno specialista nel tiro da tre punti. Lenen è il loro playmaker vero, perché riesce a dare un equilibrio straordinario ad ogni posizionamento offensivo che tu decide di giocare. E poi la doppia dimensione di Thomas e il gioco interno chiaramente sia di Mbaye sia di Radi. C'è una squadra diciamo ben riconoscibile, ma con un talento che può veramente nei singoli decidere una partita. La nostra capacità, ripeto e ribadisco, è quella di essere aggressivi contro le guardie, di essere attenti ogni volta che Leone entra in possesso di palla, perché riesce a creare attraverso le sue letture vantaggi o mantenere i vantaggi. E dobbiamo essere capaci di distinguere le due tipologie nella posizione di tre che Cantù può offrire. Detto questo, poi è importantissimo, forse ancora più importante nella lettura di Cantù, quanto noi a livello mentale riusciremo a entrare dentro la partita soprattutto quanto noi a livello di strategia riusciremo a giocare la nostra partita, la partita che desideriamo giocare dal punto di vista delle scelte tattiche, con tutti collegati, con tutti connessi. Detto questo, mi affido alle vostre domande. Prego. Ma posso farle io? Andrea Tosi, ciao, vai pure. Ciao, mi sentite? Ciao, sì? Andrea, buongiorno. Sì. Ciao, sì, sì. No, volevo fare una domanda personale di carriera, Luca. Credo che sia te che Piero Bucchi, il tuo collega, venendo da una lunga e onorata carriera, anche fatta di molti successi, sia la prima volta che vi capiti di giocarvi una stagione praticamente in 40 minuti, probabilmente più Bucchi che te, perché tu hai ancora il jolly di Trieste. Questo cambia qualcosa anche nelle vostre... naturalmente parlo di te, di Booking, per Booking, no? Può cambiare qualcosa anche nei vostri pensieri, nelle vostre strategie, nei vostri flash che avrete in partita, perché insomma siete uomini in carne ed ossa, avete la vostra sensibilità e credo che nessuno di voi è mai retrocesso in carriera, per cui credo che questa è una partita che sia un test anche per voi, per le vostre stesse carriere. Adesso non ne voglio fare una questione drammatica, però siccome esiste sempre una prima volta, probabilmente vi sareste augurati di non dover trovarvi in questa situazione, però è successo. Quindi non so se c'è anche una parte emotiva personale che entra in gioco in questa partita. Grazie. La mia parte emotiva
scinde dal mio personale. Intendo dire che la mia parte emotiva è concentrata assolutamente nel portare a termine questa stagione nella Fortitudo, e qui incide molto l'emotività, ma che deve essere anche un'emotività di controllo, in controllo. Certo, esiste l'emotività da parte mia, ma non è riferita alla mia persona, alla mia posizione, ma è riferita veramente il desiderio assoluto e totale di portare a termine con successo questa tranche, questo periodo in Fortitudo. Quindi la domanda è perfetta, ma il mio personale non esiste. Esiste il desiderio mio di portare a termine questa annata con la Fortitudo salva. Possiamo continuare, vediamo. Ciao. Damiano, Luca, come preferite voi? Facciamo prima Damiano, poi Luca? Uguale. Ok. Damiano Montanari, ciao Damiano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Luca. Ti chiedo come hai visto Dario Hunt, e siccome una delle parole che è ricorsa più volte nelle ultime conferenze stampa, ha ragione, è presenza. Presenza, che è un concetto che affianco a responsabilità. Domani non ci sarà Stojanovic, è stato scelto di dare fiducia al gruppo che fino ad oggi ha determinato questa classifica per la Fortitudo. Quindi io ti chiedo che cosa potrà dare Hunt al suo ritorno, e questa volta non saranno uno o due stranieri come nelle ultime due partite, ma saranno comunque tre stranieri, che insomma rispetto agli altri che ne hanno comunque 5 o 6, ecco, con un handicap senza voler essere un alibi. Condivido la similitudine presenza responsabilità, condivido che è una parola sicuramente chiave, perché è giusto che chi ha condiviso tanti momenti, molti dall'inizio della stagione, scusate, alcuni in corsa, il primo sicuramente necessario sia il sottoscritto, giochino con un grande senso di responsabilità questi primi 40 minuti, e poi andiamo a leggere gli eventuali ultimi. Quindi il grande senso di responsabilità è necessario, deve essere dominante, deve essere una benzina che ti porta a fare qualcosa di speciale. Io ho detto alla squadra che è una partita speciale e che servono delle presenze, senso di responsabilità speciali. Intendo dire per speciale qualcosa che va al di fuori delle proprie abitudini, sia nell'anno in corso sia anche della carriera, dobbiamo svestirci dalle nostre abitudini, dobbiamo dare garantire una prestazione che va oltre le caratteristiche individuali. C'è da fare una difesa, c'è da spendere un fallo, c'è da fare un buon blocco, c'è da fare un passaggio in più, indipendentemente da quelle che sono le caratteristiche individuali di ogni giocatore, ci deve essere la disponibilità di ogni singolo giocatore di fare qualcosa di speciale. Su questo non si può transigere, perché la partita lo richiede. Il senso di responsabilità deve essere proprio quel fuoco che ti permette di fare quello che ho appena indicato. Hunt ha ripreso ad allenarsi ieri, dopo praticamente due settimane di inattività. Andremo a vedere, a capire, a comprendere, a leggere durante la partita qual è il suo volume di autonomia. Le sensazioni è che ci sia da parte sua presenza, intendo dire disponibilità a giocare senza essere condizionato da quello che gli è successo. Mi sembra che sia comunque pronto, prima che fisicamente, mentalmente, per giocare, e
e poi quanto e come sarà la partita a raccontarcelo. Luca Bortolotti, buongiorno Luca. Ciao, eccomi. No, allora ti chiedevo se ci puoi spiegare anche una situazione legata a Stojanov, tesseramento, insomma, un po', insomma, questa scelta di non averlo domani. E poi insomma, si è parlato anche ancora tanto di quello che accade fuori campo, di pertinenza, fortitudo e non, cioè i conti, il ricorso, ma anche una Serie A che ancora di fatto non si sa se poi questa retrocessione ce l'avrà oppure no. Hai avuto la percezione che questo possa essere un rischio, non so, possa rischiare in qualche maniera di sgonfiare mentalmente l'azione sulla irreversibilità del risultato di domani? Allora, sul discorso di Stojanovic credo che sia stato abbondantemente, voglio dire, e anche in modo molto lucido e giusto spiegato la sua situazione, la sua posizione, e io prendo quello che mi allaccio quindi alla seconda parte della, della domanda, prendo quello che è la situazione, e con un gruppo che deve essere straordinariamente motivato a prescindere dalla presenza di Stojanovic, cioè o meno, un grande motivato perché responsabilizzato. Io credo che la notizia, e poi chiudo il discorso, sia quella che la Fortitudo abbia raggiunto un equilibrio economico, come credo che il comunicato abbia detto, un equilibrio economico alla fine di questa stagione che dà alla Fortitudo la possibilità di guardare sul prossimo futuro con molta più serenità. Credo che questa sia la prima notizia. Poi a cascata ne sono delle altre. Noi, inteso gruppo squadra, siamo tra virgolette animali da campo, e quindi andiamo in campo per centrare un risultato, non credo, se ho capito bene la domanda, che possiamo essere condizionati, spostati da tutte le ilazioni possibili che si possono fare sulla prossima stagione. E eventualmente mi permetto di uscire dall'essere animale del campo e dico che, se eventualmente sia, ribadisco la notizia importante che la Fortitudo si è regolamentata dal punto di vista economico per guardare con prospettiva per il prossimo futuro. Enrico, vado io, dai. Enrico Schiavina, ciao Enrico, buongiorno. Sì. Ciao, buongiorno Luca. Io ti se ne hai voglia, ti portavo anch'io sui massimi sistemi. Per una partita che è, diciamo, playoff a parte, è la più interessante anche vista da di fuori, voglio dire, quella con la posta in palio più alta fino ai playoff, no? Perché insomma c'è una retrocessione in ballo. Quindi ti chiedevo, è una settimana in cui abbiamo perso tempo tutti quanti a parlare di Superlega di calcio, e in cui insomma, in queste situazioni qui viene sempre poi fuori, no? Quello poi si retrocede, non si retrocede, è giusto, è sbagliato. Allora ti chiedevo in quale partito stai, se in quello della Lega aperta o della Lega chiusa, cioè la retrocessione sì, la retrocessione no, il sistema così com'è sempre stato ci piace di più perché siamo tradizionalisti, o perché comunque produce interesse e pathos fino alla fine, come in partite come queste, oppure quegli altri che dicono no, è più giusto regolarci con gli equilibri societari e con circoli chiusi. Io credo che è necessario partire da due parole nell'approcciarsi a una domanda, voglio dire, che apre storie, abitudini, consuetudini. Le due parole chiave sono equilibrio e buonsenso. Penso che è necessario sicuramente prendere atto del nostro DNA sportivo. Cioè noi europei nasciamo, voglio dire, come cultura sportiva da lontanissimo, ed non è corretto fare un parallelismo con una cultura come gli Stati Uniti, dove lo sport è visto innanzitutto come spettacolo. Da noi
diciamo, l'interpretazione è assolutamente differente. Esistono però delle eccezioni. Le eccezioni ritengo che siano e che esistano perché esistono le regole. Allora io penso che è necessario innanzitutto che tutti siano dentro le regole, siano dentro le regole e le rispettino, perché se cominciamo a uscire dalle regole, allora, come nella vita normale, si rischia di entrare nel caos, e il caos produce zero. Allora io penso che sia necessario innanzitutto avere delle regole ben definite e che tutti le rispettino, e metto un punto esclamativo e mi fermo qui. È necessario avere il buon senso di comprendere le situazioni che ci stanno accompagnando in questo momento storico della nostra società in assoluto. È necessario quindi avere un buon senso e capire quanto un risultato sportivo possa essere condizionato o meno da ciò che ci accompagna. Equilibrio nel valutare le cose. Non credo che il concetto Superlega possa essere, voglio dire, affiancato al discorso di retrocedere o non retrocedere. Secondo me sono due situazioni molto lontane tra loro. Quindi sto dentro al discorso basket, perché il discorso della Superlega di calcio mi sembra che sia stato gestito a livello mediatico, a livello di tutto, molto discutibile, e quindi rimango sul basket. E sul basket credo che, ribadisco, ci sia prima innanzitutto l'attenzione sul rispetto delle regole, perché se esistono le regole valgono per tutti. Non è che uno, perché è posizionato in un punto diverso, può avvalersi di avere delle scorciatoie, delle scappatoie. E se esistono le regole per tutti, devono essere perseguite. Detto questo, è necessario che ci sia buon senso ed equilibrio nel interpretare il momento storico della società in assoluto, trasferire quest'idea dentro al mondo sportivo e capire quali possono essere le situazioni che hanno penalizzato e pesato tantissimo all'interno di un equilibrio sportivo, innanzitutto di un equilibrio sportivo, e poi di conseguenza economico. E ribadisco, col concetto che l'equilibrio e il buonsenso devono dominare, ed eventualmente eccezioni fanno parte del sistema delle regole, perché ci sono le regole e poi ci sono le eccezioni, che non sono andare contro le regole, ma rivedere un sistema che secondo me andava rivisitato non in uscita nel tempo, ma all'inizio di questo periodo. Cioè dovevamo essere bravi noi a capire come la particolarità del momento doveva essere mutata in una possibilità di rivedere un attimo alcuni passaggi del sistema. Quindi credo che con buon senso ed equilibrio si possano ottenere tutte le situazioni le migliori possibili, perché non tanto risolvere il punto di oggi, ma essere più bravi e più capaci nel leggere quello che sarà il prossimo futuro. Se Enrico Fagiano ha una domanda, la prendiamo. Dimmi tu, Enrico, altrimenti... Io più che altro volevo tornare un attimo proprio in breve su quella che è la questione del giocatore non tesserato, eccetera, perché probabilmente è giusto il discorso del andiamo avanti con quelli che ci sono, ma nelle ultime partite comunque sia, per esempio, si è visto un Banks da 39-40 minuti a partita, Aradori che spesso arriva alla fine un po' con la lingua fuori. Allora io mi chiedo, è giusto il discorso del responsabilizziamo quelli che ci sono, ma non sarebbe servito un 10-15 minuti anche semplicemente per, diciamo così, allungare le rotazioni? Perché tanti in questi giorni hanno fatto il paragone con l'Alibegovic del 92, Matteo entrò in quella partita sapendo di dover essere un protagonista da 40 minuti, Stojanovic sarebbe entrato con il ruolo di gregario in punta di piedi e quindi poteva essere forse un pochino più utile. Allora, io spero di essere bravissimo, sensibile
e soprattutto con grande rispetto nel dire che oggi possiamo parlare un'ora, un'ora e un quarto, un'ora e mezza, sette minuti, tutto il tempo che desideriamo parlare della posizione di Stojanovic, facendo tutte delle ipotesi che sarebbero dominate dal condizionale. Ribadisco, spero di essere rispettoso ai massimi livelli e avere la grande sensibilità nel dire che cosa? Che oggi parlare di tutto questo condizionale è fuorviante, non è all'ordine del giorno. L'ordine del giorno è la partita contro Cantù, indipendentemente da Stojanovic, indipendentemente dalle condizioni di Anti, indipendentemente dalle condizioni di Fantinelli, indipendentemente da tutto quello che è condizionale. Oggi noi dobbiamo avere il centro, il punto ed essere allineati tutti su quelli che sono i 40 minuti di Cantù. Il condizionale e le analisi che io rispetto, che posso anche condividere, ma oggi nel condividere questo mi sposterebbe da quello che è la palla 2 di domani sera. Quindi io penso che ci sarà poi il tempo, quando non ci sarà il punto da affrontare, l'impegno da affrontare, di fare mille disamine, mille analisi. Oggi credo che sia necessario, da parte mia obbligatorio, essere allineato sulla palla 2 di domani sera e non essere spostato da condizionali che mi sposterebbero e che non mi porterebbero da nessuna parte se non nel condizionale, nelle ipotesi che oggi non. Sono stato rispettoso e sensibile, almeno questo, poi dopo può essere condivisibile o meno il concetto, però spero di essere stato, mi auguro, rispettoso nel rispondere alla domanda. Se ci sono altre domande, posso dire una cosa? Vai, dai Andrea. No, niente, è magari una battuta, qualche collega che lì è rappresentato ha la memoria storica che io, cioè se dobbiamo fare un parallelo Stojanovic a Libegovic, è giusto che Stojanovic giochi solo una partita, quindi in più in trasferta, quindi a Trieste come ad Libegovic accade a Reggio Emilia, ma è solo una battuta. L'altra che mi sento di fare in appoggio al coach, che non ha bisogno della mia difesa, insomma ragazzi, non stiamo parlando di LeBron James, stiamo parlando di un giocatore che è fuori da un anno e che a Cremona era ottavo uomo. Poi ha ragione Fazzi, 15 minuti, 10 minuti te li può dare, però non mi aspetto, non mi sarei aspettato e non mi aspetterò a Trieste che sia lui a risolvere la partita, per cui il 95% del lavoro sporco o pulito che dovrà fare la Fortitudo per salvarsi, tenendo presente che 5 di quelle 6 squadre che stanno lottando per salvarsi teoricamente potrebbero ancora fare i playoff per, con delle avulse assurde a 22 o a 24 punti, basta guardare la classifica per dire quanto è molto quest'anno, quanto sia veramente molto inedito, molto diverso il campionato di quest'anno rispetto a quelli precedenti. E quindi concludo, che non è una domanda, consentitemi la barba e l'età avanzata, che insomma penso che la questione Stojanovic sia l'ultimo dei problemi che abbia la Fortitudo domani, bisogna fare un punto in più di Cantù e basta, insomma. Grazie, scusate la chiosa magari inutile. Buongiorno. Grazie Andrea. C'era Damiano, giusto? Vai. All'andata la Fortitudo ha vinto di 13 punti, 80-67. Io, quindi questo di fatto teoricamente, anche considerando l'ultimo turno in cui Cantù affronterà Sassari e la Fortitudo andrà a Trieste, diciamo così, come mi ha detto anche Alibegovic, di cui parlavamo prima, che ho intervistato in settimana, rende la partita da un punto di vista proprio concreto una penultima spiaggia, se vogliamo, nel senso, qualora la Fortitudo perdesse con meno di 13 punti di scarto, quindi Cantù la raggiungesse, manterrebbe uno scontro diretto a favore e nell'ultima partita si andasse a giocare tutto, quindi padroni del proprio destino a Trieste, la gara di domani non sarebbe, da un punto di vista proprio così matematico,
così decisiva. Io ti chiedo se questo pensiero è un pensiero chiaramente a cui tu non avrai prestato grande attenzione, però se può essere un rischio, un pericolo nella mente di alcuni giocatori che dovrebbero magari trascinare la squadra in un certo modo e che potrebbero essere forse un pochino allentati nella loro concentrazione. Beh, innanzitutto voglio dire, è una statistica, è un dato che noi con grande coscienza conosciamo e siamo ben connessi su queste casistiche, ma devono essere casistiche che eventualmente ci appaiano negli ultimi possessi, voglio dire, e mi rifiuto di pensare che chiunque di noi approcci la partita con questo pensiero. Questo è un pensiero che ci deve essere necessario, perché siamo coscienti e coscienziosi soprattutto, ma sarà eventualmente un pensiero che dovremo utilizzare per gestire eventualmente gli ultimi possessi, la palla 2 e i minuti veri della partita devono essere indirizzati verso, e saranno sicuramente, non ho dubbi che lo siano, senza nessun tipo di condizionamento, indirizzati verso raggiungere la vittoria. Tutte le casistiche che sono aperte, che tu hai illustrato, le conosciamo, non devono essere condizionanti e non lo saranno, e saranno prese in considerazione eventualmente negli ultimi possessi. Ci sono altre domande? Luca, Enrico? Sì, giusto un flash, visto che l'avevi citato anche prima, Fantinelli come sta? Fantinelli giocherà con un grande senso di responsabilità verso la partita, verso la Fortitudo. Oggi dirti quanto e come non è nelle mie mani, ma ci sarà, perché ha dato disponibilità a prescindere da quello che sarà una situazione non ottimale, e quindi poi la partita ci dirà veramente, in parte vale anche lo stesso concetto di Ant dal punto di vista dell'efficienza e dell'autonomia, però la notizia è che ci sarà. Vediamo, Enrico a posto, gli Enrichi a posto, Luca Bortolotti sei a posto, ok, Andrea sì, ho capito bene, Damiano. Sì, proprio una cosa velocissima. So che tu non ami parlare dei singoli, ma per forza di cose in una gara così è anche necessario un po' andare a fondo. C'è un giocatore che dal mio punto di vista nelle ultime 4-5 gare non è riuscito a ritrovare se stesso. Avevamo parlato di Aradori, che ha dato un segnale importante nell'ultima partita, avevamo visto Mancinelli, che comunque ha cercato di dare un contributo nei minuti in cui è stato in campo. Il giocatore che secondo me per caratteristiche in una gara del genere potrebbe fare la differenza, ma che nelle ultime partite è innegabilmente mancato, è Baldasso. Allora io ti chiedo come hai preparato anche psicologicamente il ragazzo ad una gara importante come questa, e se riusciremo a rivedere il vero Baldasso, che ripeto per caratteristiche della gara potrebbe essere uno degli uomini in più. Ma l'importante per Tommaso è quella di riuscire a rimanere radicato con i piedi dentro al campo e di conseguenza anche con la concentrazione, senza che si faccia spostare da eventi inutili e che possano poi condizionarlo. Detto questo, sono convinto che avrà una presenza giusta dentro la partita, così come i suoi compagni. Poi non è la prestazione di un singolo, ma è la prestazione di tutti che saranno decisivi per la nostra performance, la nostra efficienza e il nostro obiettivo. Come siamo messi? Siamo a posto? Direi di sì. Vedo tutti, anche Damiano. Ok. Bene.
coach a posto così, altre considerazioni? Stiamo dentro al significato del nostro simbolo, perché è necessario che tutti siamo veramente dentro a questo simbolo, questo significato di forza, di coraggio e di stabilità, che sono tre parole chiave per poi costruire tecnicamente e tatticamente una partita, e che non casualmente ritengo siano dentro al significato Fortitudo. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.